16 dei 104 comuni della provincia di Chieti torneranno al voto il prossimo 23 dicembre, perché esaminando i verbali relativi all'elezione che si è svolta ieri, 18 dicembre, del Presidente del Consiglio, è emerso che per un mero errore materiale, come scrive in una nota il segretario generale dell'ente Franca Colella, nelle fasi di gestione ed esercizio del voto all'interno del seggio, alcuni elettori, sindaci e consiglieri comunali hanno votato su una scheda diversa da quella attribuita alla fascia demografica del comune di appartenenza. Pertanto l'ufficio elettorale non ha proceduto alla proclamazione dei consiglieri provinciali e del presidente. Lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente vede in netto vantaggio il sindaco di Vasto Francesco Menna, il candidato del centro-sinistra, sul sindaco di Lanciano Filippo Paolini, che è il candidato del centro-destra. Il responsabile organizzativo regionale di Forza Italia Mauro Febbo ha dato mandato agli avvocati di attivarsi per un eventuale ricorso al TAR e, se ricorrono gli estremi, anche alla Procura della Repubblica. I verbali sono stati segretati, questo significa che non ci danno gli elementi per poter presentare il ricorso al TAR. Peraltro hanno deciso ieri sera di domenica di votare giovedì, quindi peraltro abbiamo anche i tempi contingentati rispetto a un caos sullo spoglio elettorale che non ha precedenti. Hanno mischiato il voto ponderato di comuni con maggior voto ponderato perché maggiore popolazione con quelli di minor voto, quindi il risultato rimane totalmente stravolto sia nel rapporto tra le coalizioni sia all'interno delle coalizioni. Noi riteniamo che sia un voto da ripetere al 100%, magari subito dopo l'Epifania sarebbe stato più corretto e più giusto per la tranquillità di tutti, soprattutto per il vincitore, per essere riconosciuto come un vincitore reale. Oggi diventare presidente con un voto contestato credo che non giova a nessuno. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Palucci afferma che questo non è il momento di fare polemiche. Parlato di schede elettorali consegnate e scambiate tra una fascia e l'altra dei comuni, il risultato ci dice che Francesco Menna, il centrosinistra, il Partito Democratico, i Civici, una larghissima coalizione insieme a Italia Viva e i 5 Stelle, hanno ottenuto il largo, larghissimo, oltre il 60%, ben oltre il 60% dei consensi dai sindaci e dai consiglieri comunali di questa provincia. Sono soddisfatto perché l'altro elemento che va considerato ovviamente è che il centrodestra, che è al governo della regione con una presenza molto impegnativa e importante anche del governo regionale, in questa provincia non riesce appunto a fare come altrove, quindi questo è anche merito del lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni.